Ciao a tutti e benvenuti nella cucina di Ricette che Passione. Oggi prepariamo insieme la pizza integrale con mortadella, burrata e pesto di pistacchio. Una delizia! Per due pizze ci servono 250 g di farina integrale, 150 g di farina zero, 300 ml di acqua leggermente tiepida, 8 g di sale, 1 g di lievito di birra fresco, un cucchiaio per mescolare gli ingredienti, una ciotola dove impastare tutti gli ingredienti. Nella ciotola mettiamo 1 g di lievito di birra fresco. Aggiungiamo 300 ml di acqua leggermente tiepida. Sciogliamo il lievito mescolando con un cucchiaio. Aggiungiamo poca per volta la farina e mescoliamo con il cucchiaio. Fino a che l'impasto è morbido possiamo mescolare con il cucchiaio, così ci viene anche più semplice. Prima di aggiungere tutta la farina, aggiungiamo gli 8 g di sale e mescoliamo sempre con il cucchiaio. Riprendiamo ad incorporare la farina, poi, prima di inserirla tutta, facciamo una breve pausa di circa 5 minuti. Riprendiamo a lavorare l'impasto e aggiungiamo tutta la farina. Adesso iniziamo ad impastare a mano. L'impasto adesso si fa più duro, quindi lavoriamo a mano, ma giusto un paio di minuti. Per lavorare meglio l'impasto possiamo farlo su un piano infarinato. Dato che abbiamo mescolato gli ingredienti con il cucchiaio, non serve adesso impastare troppo a lungo. Arrotondiamo bene il nostro panetto. Lo rimettiamo nella ciotola e lo lasciamo lievitare. Lasciamo lievitare l'impasto per circa 4-5 ore a temperatura ambiente, poi lo mettiamo in frigo per 24-30 ore. Quando l'impasto è ben maturato, lo rimettiamo fuori dal frigo per 4-5 ore prima di procedere a formare i panetti. Rovesciamo l'impasto lievitato su un piano infarinato. Facciamo due serie di giri di pieghe a distanza di circa 5 minuti. Dividiamo l'impasto in due panetti. Arrotondiamo bene i panetti e li lasciamo lievitare per 2-3 ore. Stendiamo i nostri panetti lievitati. Pressiamo leggermente al centro, spingendo l'aria verso l'esterno. Non pigiamo mai sui bordi se vogliamo i bordi alti, il classico cornicione. Passiamo il panetto da una mano all'altra, così in un attimo si stende sottile. Ungiamo la teglia con olio d'oliva e vi trasferiamo il panetto steso. Condiamo semplicemente con un po' d'olio d'oliva. Possiamo condire la nostra pizza anche con passata e tutti gli altri condimenti che ci piacciono. Cuociamo per circa 10 minuti in forno caldo ventilato a 250 gradi. Per condire le nostre pizze ci serve 150 g di mortadella, 200 g circa di burrata, pesto di pistacchi quanto basta e della granella di pistacchi.
Sforniamo la nostra pizza ben cotta. La condiamo con pesto di pistacchi, mortadella e burrata. Cospargiamo con un po' di granella di pistacchi. Nostra pizza integrale con la mortadella, burrata e pesto di pistacchi è pronta, veramente deliziosa, leggera, digeribile e buonissima, con un sapore unico. Da Ricette che Passione è tutto, a presto!